La Valle d'Itria è sempre più destinazione turistica. Gli effetti si riversano sulla sua economia. I programmi Mini PIA e PIA, l'autorizzazione unica ZES e il dialogo costruttivo tra gli attori del territorio sono stati gli argomenti di una conferenza organizzata da Puglia Faber al villaggio di Sant'Agostino di Martina Franca, che ha coinvolto gli stakeholder del territorio. Obiettivo: conoscere e condividere le opportunità di uno sviluppo turistico sostenibile e innovativo. Per la Puglia, la Valle d'Itria, con i suoi paesaggi mozzafiato, i suoi borghi pittoreschi e la sua ricca tradizione gastronomica, ha tutte le potenzialità per rafforzare il suo ruolo di destinazione turistica d'eccellenza. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio in un momento particolare, infatti a partire da fine maggio la regione è destinataria di uno strumento sicuramente validissimo, che è quello del mini PIA turismo, che consente e consentirà di supportare la nascita e la crescita di imprese che hanno intenzione di avviare programmi di investimento sul turismo e soprattutto sulla Valle d'Itria, in quanto l'attività sarà quella di finanziare progetti di riqualificazione dei cosiddetti immobili tipici dei luoghi, trulli, masserie, torri, fortificazioni. Sì, è un'occasione preziosa perché il confronto tra gli operatori e i professionisti è sempre una grande opportunità per conoscere dei temi così rilevanti e strategici per lo sviluppo del settore e del territorio, per confrontarsi, per approfondirli e per dare anche delle risposte.